E questo è un racconto emblema della scrittura di Marcello Parloco, che è una scrittura che sa artigliare ed essere quasi volutamente repellente, ma seducente nel suo essere repellente. Mette proprio a soqquadro ogni possibile convinzione e convenzione, sia della scrittura che del pensiero. E adesso andiamo a leggere subito per dimostrare, si spera, quanto vi ho appena detto. Un negro voleva Iole. Tra una foca e l'adolescente negro c'erano parecchi punti di contatto: la rudimentale intelligenza, la testa piccola e sferica e soprattutto un forte odore di perce marcio, di pesce marcio. Per questo la ciurma, oltre che negro porcaccione, lo chiamava anche foca. Quando il piroscafo giungeva nelle bollenti acque della Florida, il negro diventava particolarmente utile. Gli uomini lo calavano tutto nudo dentro il buio di una tanca, al collo gli infilavano l'enorme secchio contenente la spugna, ma a volte sentivano diventare immoto dall'altro capo della fune il peso vivo e dimenante di negro. Allora tiravano su in fretta perché era segno che c'era ancora del gas e il negro si stava asfissiando. Lo stendevano, rigido come una trave, sopra la coperta. Con violenti getti di acqua accompagnati da qualche colpo nelle caviglie lo facevano rinvenire. Dopo un'ora ritentavano la prova. E il negro per la seconda volta minacciava di asfissiarsi. Allora interveniva il comandante e diceva: «Gas o no, caro il mio negro, ho assoluto bisogno che prima di stasera mi cominci a spugnare queste tanche maledette. Siamo già nella Florida, fra pochi giorni si arriva, e con le tanche sporche non ci lasciano entrare in porto, capito?» Quando il comandante aveva bisogno di qualcosa, la sua voce era uno sparo. Negro si riprendeva come per incanto e rispondeva: «Subito, comandante!» Sollevava le braccia perché lo legassero alla vita, giù di nuovo, la terza volta con il secchio intorno al collo. Respirava appena per ingurgitare il meno possibile di quel gas micidiale. Riusciva a toccare il fondo. Gli uomini sentivano affosciarsi la fune e capivano che erano giunto. Allora, quasi sicuro che per quella volta non sarebbe morto tutto d'un colpo, si rifugiavano sotto coperta a fumare o masticare salame di tabacco. Il piroscafo, deserto come un vascello fantasma, tagliava le acque della Florida diretto verso Baton Rouge, in un'ansa del fiume Mississippi, intorno a un'atmosfera opprimente, nei mesi più caldi 40 gradi all'ombra. Da un lato, sulla bassa costa americana, le case di Miami e Key West sotto il riverbero parevano pezzi di alabastro, dall'altro, dentro un cumulo di vapori rosa e arroventati, si intuiva l'isola di Cuba, giù nel ventre della tanca negro, al buio, in ginocchio nella poltiglia di ferro corroso e benzina, la spugnava dentro il secchio. Le macchine non riuscivano ad assorbire sino in fondo ai concavi paglioli, e negro con quel mezzo rudimentale doveva sostituirle. Poco a poco i suoi polmoni si abituavano al gas, e egli riprendeva una respirazione quasi normale, respirava aria, gas, incubi, vertigini di tutti i colori, e aveva paura di morire. Ma i negri adolescenti non hanno paura della morte in se stessa. Della morte in se stessa questi ragazzi negri non hanno paura, perché i misteri troppo grandi non arrivano a colpirli. Essi sono come i grilli, che non hanno paura dei grandissimi rumori, ma ne hanno molta del fruscio che fa l'erba quando cresce. Negro aveva paura di svenire, di cadere col viso dentro la poltiglia ed annegarvi. Continuarne a bere anche dopo morto, empiendosene il ventre come un odre. Temeva solo questo, non di morire. La paura si trasformava in una crisi di terrore ed egli gridava: «Aiuto, uomini, aiuto!» Gli uomini erano lontani a masticare tabacco. Al negro urlante, resi lugubri dalle tenebre e dal rimbombo della tanca, rispondevano i colpi del mare sotto la chiglia. Poi la crisi, raggiunto il massimo, si dissolveva e per reazione negro entrava in una serie di incubi, buoni e patetici, al vertice dei quali c'era sempre il palpitare luminoso delle lucciole sugli alberi e le case del suo paese. Vedeva lucciole palpitare intorno a sé con una tale vivezza che talvolta agitava la mano per scacciarle. Come vedete, c'è una potenza incredibile, un estremismo di situazione che un po' percorre questi tre libri. Parloco non è solo scrittore di racconti, ma anche un bravissimo scrittore di aforismi. Quindi ora vi andrò a leggere degli aforismi che danno anche la cifra sempre del suo pensiero. Sono tre aforismi che ho selezionato per voi.
Le mie notti sono sovente agitate da un angoscioso sogno. Mi sembra di essere divenuto un albero. I miei capelli schioccano al vento come fronde, i miei rattrappiti braccini fungono da rami, le mie unghie da radice, sono piantato sul ciglio di uno scosceso dirupo in fondo al quale sento scorrere un torrente che non posso vedere, perché le rocce del dirupo sporgono molto all'infuori. Ma il mio subconsciente di albero mi dice che, continuando a crescere obliquo in fuori, fra un secolo, un anno, un giorno, un minuto, sarò in grado di vedere il torrente. Il mio unico desiderio sarebbe quello di essere tagliato e bruciato, ma purtroppo non viene mai nessuno sul solitario ciglio dove sono piantato. Passano solo altissimi in cielo a mezzanotte i grandi uccelli gialli fosforescenti a due teste e quattro occhi che trasmigrano al di là degli orizzonti. A mezzogiorno sulle rocce calcinate del sole guizzano i ramarri come fiammelle verdi accese e spente. Infine, sempre in sogno, trascorre un secolo, un anno, un giorno, un minuto, e come il mio subconsciente aveva previsto, posso vedere il torrente. È torbido, impetuoso, gorgogliante, trascina una doppia fila di carogne, di asini, di liberi bigiaretti, di prostitute, di bellissimi fanciulli morti, di direttori di giornali putrefatti e sfere, sfere, sfere d'oro e d'argento che saltellano leggere sull'acqua come enormi bolle di sapone. Nello stesso istante giunge qualcuno. Chi sono? Uomini? Spettri? Pitecantropi? Non si sa chi siano. Comunque straggono asce lucenti e cominciano a tagliarmi, riducendomi in tanti pezzi pronti per il fuoco. Allora colo sangue, lacrime, clorofilla, provo un dolore immenso, ma il pensiero di quel fuoco che tra breve mi divorerà mi procura una gioia più forsennata ancora del dolore. Questo è il sogno, e chiunque sarebbe propenso ad attribuirne la causa ad oscure reminiscenze ancestrali, a inconsci complessi freudiani, ad aspirazioni insoddisfatte, ma non così io. Io so che la causa è assai più semplice. La sera prima ho mangiato doppia porzione di trippa con fagioli. Altro aforisma di Marcello Parlocco, molto icastico, molto bello: la serenità d'animo è il cinismo che è andato a scuola dai gesuiti. Rispetto, insomma, ai nostri tempi che continuano a discorrere di questa ipotetica fine del mondo, Parlocco risponde in questa maniera. Al di là di ogni concezione filosofica, scientifica, religiosa, la fine più probabile del mondo è questa: che un bel mattino i galli si dimentichino di cantare e di conseguenza il sole non sorga più. E veniamo infine, sempre passando a degli aforismi, a questo bellissimo aforisma contenuto all'interno di questo libro di Giuseppe Renzi, e si lega per certi versi alla virulenza di Parlocco, perché in Parlocco ci sono diversi racconti in cui gli animali sono delle figure di crudeltà innocente per certi versi. Appunto, c'è un racconto di Parlocco che si chiama La gatta, e Renzi, dentro un bellissimo aforisma, descrive appunto questa è innocenza emblematica dell'animale felino. Adesso andrò a leggervi questo aforisma. Guarda un gatto che si diverte a straziare con studiatamente lenta volontà un topo, badando di non ucciderlo d'un sol colpo, per gustare fino all'estremo l'agonia dei suoi ultimi moti e spasimi. Viene alla luce qui una somma di dolore per nulla affatto dissimile o minore di quella che si produceva negli uomini gettati a bestias entro gli anfiteatri romani. Pure precisamente come non può a meno di scattare un congegno toccato nella sua molla, il gatto non può a meno di agire così. Esso è fatto in questa guisa, la sua natura è tale. In ognuno dei suoi guizzi, rapidi, semplici, eleganti, graziosi, giocosi, si rivela l'assoluta innocenza della sua crudeltà. La colpa non è sua. Di consimili, innumerevoli crudeltà innocenti che vengono su in ogni punto dell'universo, spontanee e naturali come un bel fiore, irreprimibili, necessari, inconsapevoli di sé. Di chi dunque la colpa? E concludendo con questa domanda di